La Piazza della Repubblica insieme a Graziano Fabrizi in Arte Figaro, voce dell'Aurora Basket, ma non solo, ovviamente essendo barbiere, lui sa tutte le novità sullo sport jesino e quindi adesso ci dà innanzitutto qualche anteprima che non sappiamo. Su quale sport, Marco? Buonasera a tutti innanzitutto. Quello che vuoi. No, l'anteprima non le diamo, ancora sono in corso, è iniziato il campionato della jesina adesso, perciò aspettiamo un attimino. La prima giornata è andata abbastanza bene contro la qualificata Avezzano. Domani speriamo di spianare i leopardiani e poi dopo andiamo avanti. Notizie buone da parte del basket, un amichevole, anche se con una categoria inferiore, contro una categoria inferiore, però 111 punti, non so manco se il tabellone l'aveva scritti mai a Jesi. E vediamo, sono di buon auspicio. Poi voglio dire che una festa dello sport in questa maniera, mi pare che Jesi c'ha fame di sport, c'ha voglia di sport. Anche se gente pure con la trippa come me gli piace vedere lo sport a Jesi. Senti, ma delle vicende che hanno segnato l'estate della Jesina Calcio, con la Tardella che è arrivata, se n'è andata, tu dal tuo osservatorio privilegiato della barbieria in via Gramsci, facciamo anche un po' di pubblicità, che ci dici? 73. 73, non vi sbagliate. Dico che io non vedevo di buon auspicio la Tardella, anche perché io credo in Marco Polita. Marco Polita secondo me è una persona eccezionale, sta mandando avanti la Jesina, anche se forse i tifosi aspettano qualche vittoria in più, però se i soldi sono questi e i giocatori non lamentano di avanzare soldi, perciò Marco Polita sta facendo bene. La Tardella sembrava che volesse portare i soldi, ma mi pare che a quello che si dice i soldi in Sevedea. Questo non lo so, però vabbè. Andiamo avanti, Notte Azzurra, Figaro, davvero una bella festa però, diciamolo. Una festa eccezionale, io non so chi se l'ha inventata, se l'ha inventata Ugo Coltorti, se è una festa a circuito nazionale che in tutti quanti i paesi la fanno, però secondo me Jesi risponde alla grande, anche perché io sono arrivato adesso, è stracolmo di gente. Tant'è vero che Silvio, mio cagnolino, si lamentava, dice: ma dove mi porti con tutta sta gente che quando venimo qui dopo cena, se te cadi lungo Corso Matteotti, poter cogli scopia alle 5 della mattina. Invece Jesi modalmente è rimasto stupito. Sì. Jesi risponde alla grande e ben vengano queste feste. Poi volevo dire una cosa. Intanto viene salutato da gente che passa, sei una delle star della serata. E sì, mi conosce tutti purtroppo. Volevo dire, adesso non so quando voi la mandate, però a Jesi esiste un'altra manifestazione, domani si conclude, campionati italiani under 15 e under 18, maschile e femminile alla Bocciofila Jesina. Ieri sera c'era minimo lì dentro la Bocciofila 1000 persone da tutta Italia, perciò un altro spettacolo enorme. Un altro spettacolo enorme, chiudiamo. Tu adesso farai il tuo bel giro tra tutti gli stand, in quale sport ti cimenterai? Già ho visto, lì c'è una bellissima paninoteca, perciò penso che sia l'unica alzatore dei pesi dei panini che possa fare. Grazie Figaro. Ma grazie a voi, grazie a non me fate le ciabatte. Vallesina, anzi no, invita gli amici a sintonizzarsi su Vallesina TV. Esatto, infatti io volevo dire Vallesina TV, però non volevo sbagliarmi con altra televisione. Però tutti quanti su Vallesina TV, anche perché potete trovare i servizi di sport a 360 gradi e soprattutto dovete sapere chi è il cameraman di Vallesina TV. Fra poco lo vedrete sotto anche un'altra veste, non vi svelo di più. E soprattutto diciamo che quest'anno i servizi della Jesina Calcio li curerà Marco Pigliapoco, per dire. Oh, pure questa hai fatto. Io penso che Marco mi sta superando in visibilità. Allora, io ero speaker della Jesina Calcio, speaker dell'Aurora, mi facevo tutte quante l'ospitalità in giro. E adesso a me mi è rimasto solo l'Aurora. Marco fa Vallesina TV, se può dire RVE, sì, RVE, Jesina Calcio Speaker, servizi giornalistici, quelli del massaggio, la cronaca del basket su Vallesina sempre TV. Sempre su Vallesina TV. Sarà duro arrivare a Natale, Figaro, questo è un problema. Però ci proviamo. Con i capelli come te, poi farò le stesse robe tue. Ciao, Figaro. Ciao.